Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live sulla survival. Ciao a tutti, buonasera, ben arrivati. Sentivate dei creeper cadere? Certo, perché sto farmando i razzetti, dato che sono un po' corto. Comunque, buonasera, di nuovo. Ciao a tutta la chat, come state? Cosa mi raccontate oggi di bello? Oggi la live sarà doppia, quindi partiamo dalla survival, dopo siamo sul server, e dove vi farò vedere qualche cosetta interessante. Però non spoileriamo subito tutto. Quindi che si racconta? È produttivo, devo per forza di cose essere produttivo qua, perché sennò non si vola più. Ma direi che in realtà sono quasi pronti. Intanto che mi cucino la pasta ragù, perché i miei non ci sono, un po' di survival non fa male. Bestia, una bella pasta ragù, una bella botta di vita, eh. Adesso ho ancora quel periodo dove fa ancora caldo, però già sentiamo un po', finalmente, oserei dire, l'arrivo dell'autunno, no? Sta per incombere. Domani è settembre, che figo, finalmente. Però è ancora un po' presto per mangiare cose pesanti. Poi quando arriva l'autunno, che inizia il freschino, le cose un po' più pesantine si mangiano che è una meraviglia. Detto questo, visto che d'estate si mangiano cose leggere, io mi sono mangiato una cosa leggera a cena. Adesso vi faccio vedere. Una roba proprio, una cosa leggerissima, no? Da niente, ecco. Domani mattina presto parto. Devo prendere l'aliscafo e fare 9 ore di treno. Minchia, che palle, Marti. Perché? Perché non un aereo prenotato con largo anticipo, così da costare meno? Ho mangiato una buonissima pizza speck e mozzarella, miele, mele e peperoncino. Particolare. Particolare. E oggi invece ho sentito parlare di questa robaccia che si sono inventati, la pizza con l'anguria sopra. Cioè, praticamente. L'italiano, cioè la pizza, una pizza bianca, e gli tagliano di fianco l'anguria a spicchi. Tu prendi la fetta, ci poggi sopra una fetta d'anguria e le mangi insieme. E la gente è tutta, che invenzione, minchia, che merda. Cioè, come fai a mangiare una roba del genere? Allora meglio l'ananas a sto punto. Cioè, vi immaginate l'anguria tutta acquosa, dolce, che la mordi e cola il liquido dolce sulla pizza? Ma come si fa? Edo, buonasera. Sto giocando anche io a Wukong, mi sta piacendo tantissimo, ma l'ottimizzazione su PC è veramente pessima. Guarda, Edo, anche sulla Play l'ottimizzazione è pessima. Sull'Xbox non è uscito ancora, quindi mi chiedo dove è stato ottimizzato bene. Non è stato ottimizzato da nessuna parte, mi sa. E Bojack, grazie dei 42 mesi, bentornato. Ah, come buona, no, dai, la pizza con l'anguria, no, ti prego. Figa la forma automatica per i razzi? Hai visto che bella? Dovrei potenziare la parte della carta perché non produce tantissimo quella. Ah, risposta di Marti sull'aereo. Non costava meno. Due, l'ho preso per 3 viaggi nell'ultimo anno. Due di questi l'Etna è esploso e non sono partito atterrato. E allora, tanti auguri per i tuoi 9, per le tue 9 interminabili ore di treno. Se pensi che sia preferibile, ci sta. Possiamo dire una cosa, però possiamo sfatare un mito, che a volte risparmiare non è un risparmio. Nel senso che un aereo quanto ci metterebbe? Un'ora e mezza? Non lo so quanto ci vuole Sicilia-Milano. Non ci vogliono, metti massimo 2 ore, non ce ne metti 9. Allora, fai un conto sulla differenza di ore che ci mette. Ed è la differenza di prezzo. Il tuo tempo, le tue 7 ore risparmiate, o le tue 7 ore in più, valgono così? Cioè, questo è il ragionamento che devi fare. Metti che risparmi 70 euro. Vuol dire che
ogni ora del tuo tempo la valuti 10 euro. Cioè, io a un certo punto iniziai a fare questo discorso e talvolta ho detto, ma sai che forse è meglio spendere qualcosina di più, metterci meno, fare le robe. Le ore in treno sono molto più una goduria rispetto allo stare stretti e non avere il fine in un aereo. Non lo so, abbiamo vissuto esperienze diverse, mi sa, Jerry. Io il treno lo trovo insopportabile. Eh sì, ma volare infatti è più bello, no? È più adrenalinico se proprio vogliamo trovare qualcosa. Bene. Stack preso. E andiamo a disattivare i mob. Non sono esattamente 7, devo fare un po' di ore in macchina. Ah, va bene, va bene, va bene. Dai, va bene. Ho capito il discorso. Lunedì esce la nuova stagione di Casa Prima Vista. Ne sei al corrente? Sì, assolutamente. Sono contentissimo. Ovviamente non la vedrò domani, perché fanno uscire le puntate la sera mentre io sono in live. Quindi. Io l'avevo detto, l'ho chiamato Gianluca, gli ho detto Gianluca per piacere, biscottino, cioè per piacere, potete anticiparlo un po'. Mi ha detto, ci provo, ma Ida non è d'accordo. Vabbè, niente, non possiamo farci nulla, quindi li guardo il giorno dopo io. Però sono contento, sì, top programma. L'ultima volta che ho preso l'aereo, all'atterraggio stavo sputando l'anima, ti ha fatto un brutto effetto. Di più è capire come lo passi il tempo 9 ore chiuso. Sì, beh, anche quello è molto fastidioso. Io impazzirei 9 ore in aereo. Ma sapete perché? Perché banalmente. Cioè, 9 ore in treno. Banalmente dico, vado in aereo, piuttosto, le ore che risparmio, posso essere a casa, attacco una live, per dire, cioè, faccio un video, o anche mi rilasso, però. Cioè, proprio, non so, chiudermi lì ad aspettare che il viaggio finisca è uno strazio. Ho provato a fare il viaggio più lungo, è stato Milano-Napoli. Dopo aver fatto andata e ritorno Milano-Napoli in treno, ho detto, mai più. Dopo questa, mai più. Non lo farò mai più. Cioè, a meno che un giorno, proprio per questioni lavorative, non lo so, devo farlo. Però se no mai più. Piuttosto sto a casa. O almeno in Italia. Poi, che ne so, tipo in Giappone hanno i treni super veloci, tutti fatti in un certo modo. Poi ci sono i treni particolari, che ne so, quelli con i ristoranti dentro, tutte le cabine fatte bene. Cioè, chiaramente parlo contestualizzato al treno classico italiano, che di solito entri, puzza pure. Sono andato in Grecia in aereo poco fa, non è stata neanche un'ora, però alla fine il pilota ha fatto una sgommata dove ha tremato tutto l'aereo e mi sono preso uno spavento. Io ho fatto questo viaggio in aereo dove. Non mi ricordo se stavo andando o stavo tornando dall'Inghilterra. E c'era una perturbazione, no? E stavamo passando in mezzo, insomma, al temporale. E c'erano i cosiddetti vuoti d'aria. Quindi ogni tanto senti la sensazione che l'aereo inizia a cadere. E alcuni erano molto lunghi e facevano abbastanza panico. C'era la gente tutta preoccupata. Però può essere divertente. Allora, detto questo, abbiamo spento i mob, abbiamo fatto i razzetti. Io ho un po' di robe da sistemare nell'inventario, le portiamo al castello, ma andiamo anche a dormire. Cadere perché quando c'è il vuoto d'aria è come se l'aereo perdesse un po' di quota. Quindi avete presente le giostre, no? Le montagne russe quando arrivi in cima e poi inizi a cadere, a un certo punto ti senti leggero come se ti sollevi e poi boom e cadi.
E fa un po' quella sensazione lì, molto più delicata, però dici, però sono in aereo, quindi meno bello. Sei mai venuto a Jesolo? Mi sa di no. Jesolo proprio no. Penso che Wukong abbiano ottimizzato benissimo il primo capitolo da far così da farti giocare quelle 2 ore per non farti rimborsare il gioco, ma questa è la mia idea. Sì, effettivamente più va avanti, più ci sono situazioni un po' laggosine, diciamo così. Quello è vero. Ok, questi lasciamo tutti qui. E io devo prendere il libro di sub, però. Andiamo a prendere il libro di sub. La cosa più brutta che mi è mai capitata in aereo è stato quando tornai dall'Irlanda e mi ero preso un'influenza brutta, una roba proprio brutta, che ero tutto intasato, avevo preso freddo e quindi tipo il giorno della partenza stavo malissimo, con la febbre, naso tappato e tutto. E praticamente in aereo, avete presente quando salite di quota, si stappano le orecchie? Ecco, a me erano rimaste tipo tappate le orecchie e quando stava scendendo l'aereo, più scendeva, più le sentivo tappate, iniziavano a farmi male e non si stappavano, penso appunto per l'influenza, e continuavo a scendere l'aereo che doveva atterrare e io avevo sempre più tipo la pressione che mi schiacciava, mi iniziava a fare male, ero preoccupatissimo e allora l'unica cosa che potevo fare era cercare di stapparle, quindi tappato il naso, soffiavo fortissimo per pam, stappare le orecchie. E non riuscivo, finché a un certo punto ce l'ho fatta, ho sentito proprio uno scoppio fortissimo. Che infatti ho detto, ma si sarà sentito fuori, non lo so, io l'ho sentito fortissimo. Quello è stato poco simpatico, sì. Comunque, allora, come sempre, le sub che arrivano durante la live della survival finiscono nel libro di sub. L'ultimo nome sul libro vincerà un VIP di una settimana, giusto per ricordarlo. E per adesso dobbiamo assegnare Edo e Bojack. E a proposito di sub, peraltro oggi è l'ultimo giorno del mese, quindi oggi in live chiuderemo anche la classifica del top donator di agosto, quindi dopo siamo anche nel server, quindi perfetto. E allora, ragazzi, segno chi fa la sub durante la survival, non è che segno tutte le persone a caso. Mi raccomando. Se ce l'avete da fare o avete l'alert, mandatelo così poi vi segno. E oggi che si fa? Andiamo a lavorare al nuovo passaggio del castello. E intanto piove, va bene. Mi è venuta voglia di riascoltare Povero Gabbiano. Non è un granché come canzone, eh. Diciamoci la verità, al di là del meme. Oggi mi è venuta voglia di riascoltare. L'ho appena letto, per le orecchie tappate, dato che vado molto a sciare, ho creato una tecnica. Bisogna sbadigliare, poi annullare lo sbadiglio e soffiare forte il naso. Strana come cosa. Prima volta che la sento. Comunque, il passaggio è questo. Ci porta qui fuori. E quindi diciamo un po' la porta sul retro del castello. Alla fine hai preso il caffè che ti ho offerto. Sì, è a cena. A me è venuta voglia di ascoltare bandiera gialla. Cos'è? E io vagabondo. Vagabondo, io vagabondo la conosco. Perché ogni volta che devi dire la porta che porta ti scusi come fosse colpa tua? Perché fa schifo dire la porta che porta. Ci pensi che mancano solo poche settimane e sapremo i prossimi mob del mob vote? Sì. Scopriremo che votazioni ci saranno più che altro. Quello sì. Allora, siamo un po' qua. A meno che
No, ok, posso andare a dormire ora. Fulmini. Mi bruciano le build. La porta che conduce. No, no, mi dissocio da questa cosa che avete detto. Mi dissocio. Non mi piace questo termine. Ok, torniamo qui. Leggo un po' la chat prima di partire. Complotteranno anche quest'anno il mob vote. Sicuramente, sicuramente si inventeranno di tutto. Ci sarà mai un world download? Sì, si può comprare il download del mondo se ti interessa. Pokémon ZA sono interessato, certo. Nessuno, ma nessuno ti ha dato bit? Se intendi oggi, no. Se intendi nella vita, sì, ovviamente. Pronti per una seconda rivoluzione tra poche settimane. Non vedo l'ora di fare il video dove dico che non la sopporto e non la supporto e che sono ridicoli quelli che fanno la protesta, per poi beccarmi centinaia di commenti sotto il video di bambini che dicono: "Ah, non è giusto, non capisci perché questo, perché quello, perché quell'altro." Che faranno il mio gioco e faranno viralizzare il video commentando e interagendo un sacco. E non capiranno di essere sfruttati. Dopo vieni sulla creative. Non lo so se passo sulla creative. Se qualcuno mi vuole far vedere qualcosa, potrei. Per colpa di un mio amico non riesco più a leggere nello stesso modo. Conduce e produce. Vabbè. Cosa dobbiamo farci? La protesta del stop the mob vote. Hanno rotto queste proteste, si può dire? Certo che si può dire. È abbastanza ridicolo fare le proteste su Minecraft, sinceramente. Poi ci sono proprio le persone che le sentono, no? Tanto. Anche persone grandi, comunque, adulti, proprio le soffrono visceralmente queste cose del mob vote. Non lo so, proprio. Boh. Mi dispiace giudicare. Però mi sembra sciocco. EasyJet per andare e tornare da Parigi. L'anno scorso fu il top dei top. Posti liberissimi in coda. Al mezzo si stava moltissimo meglio con spazio, aria, eccetera. Diciamo che non è proprio conosciuta come la miglior compagnia, eh? Sembra strano. Ti è andata proprio bene. L'unica cosa da lamentarsi dei mob vote sono le persone che fraintendono i potenziali dei mob. Ma guarda che sono gli stessi che hanno protestato poi, a non pensare che non siano le stesse persone. Quelli che pensavano che l'Halley duplicasse i diamanti, sono gli stessi che hanno protestato poi l'anno dopo. Sono certo di questa cosa. Ho messo dei cartelli per spammarti, c'è anche il mio nome di Twitch, lo tolgo. Vabbè, se è il tuo account Twitch va bene, puoi tenerlo. Se tipo fai anche tu delle live e l'hai messo per spammarti, toglielo ovviamente, sarebbe spam. Come farò a non avere 30 pixel in più nel mio gioco preferito? Detto così è proprio crudele. Va bene. Secondo me, solo secondo me l'Halley è inutile. No, è inutile no, dai. Dove si compra il World Download? Guarda, bisogna fare un accordo privato, non è che c'è un sito dove comprarlo. Semplicemente ci si accorda privatamente, se tu lo vuoi acquistare me lo dici e ci mettiamo d'accordo. Il prezzo è 1 milione di euro, come già sapete. E certo, non è una cosa normale, però finora, per fortuna, abbiamo fatto 13 vendite. Quindi top, no? 13 vendite quest'anno, ovviamente, intendo, eh? Ecco. Peccato però che su Minecraft c'è un grande problema, cioè
Lo scoraggiamento provocato da bellissime build fatte dai builder. Per questo dicono che Minecraft sta morendo. Non ho capito, non ho capito cosa intendi. Cioè, se anche fare build belle è un problema, siamo fritti. Non sta scherzando, se ce l'avete davvero potete comprarlo. Ragazzi, se avete 1 milione di euro, io vi vendo subito il mondo, certo, ma ovvio che non scherzo. È perché non dovrei, ovviamente. Davvero 13 vendite? Non proprio, dai, ti ho un po' mentito, non sono proprio 13, diciamo, sono più 14 per 0,000. È un mondo così bello che è stato d'obbligo comprarlo 3 volte. Vedi, vedi. Ti accontenti di 999.999 euro? Sinceramente no. Se qualcuno me li offrisse, direi di no. Cioè, piuttosto valuterei 800.000, cioè piuttosto. Se mi offri 9999, ti dico di no, perché sei stronzo. Sei proprio stronzo, quindi no. Cioè, avrai 1 euro da aggiungere, eh. Se posso rifare lo stronzo, aggiungi 1 euro, non rompi il cazzo. Se ti offrissi 200 euro, una pacca sulla spalla. Guarda, per quello ti do questo ciuffo d'erba. Dai, ragazzi, basta. Adesso iniziano le proposte assurde, va bene? Direi che è il momento di partire seriamente con le nostre cose. Quindi, eravamo rimasti a questo, cioè avevo creato un allargamento della tra virgolette scogliera, ma dobbiamo texturizzarlo. Quindi andiamo a prendere il necessario, prendiamo anche un po' di cobblestone, muschio, che non so se ho. Voglio la schematica di quel ciuffo d'erba. Allora, ragazzi, quale abbiamo detto? Questo. Se mi arrivano 200 euro di donazione, prometto che a quella persona che dona 200 euro manderò la schematica di quel ciuffo d'erba che si è appena rotto. No, non posso più farlo, mi dispiace, si è rotto. Niente, abbiamo perso soldi, non si può più fare. E tra l'altro, non so, vado a prendere altri ciuffi d'erba, vediamo se li ho. Lo so, stavate tutti per farlo, purtroppo è andata così. Cazzo. Se no, un'idea, sapete qual è? Fare tipo le collezioni, quelle da, come si dice, da riviste in edicola. Avete presente quando uscivano tipo la collezione Componi il corpo umano? Il primo numero c'era magari il fegato. E costava 1 euro. Poi il secondo numero c'era la tibia destra, 2 euro. Poi più andavi avanti, più costavano. Ecco, potrei fare così. Nel senso che io metto in vendita ogni settimana un chunk che compone la base. Però più passano le settimane, più costano. E ovviamente non è che parto dalla torre. Cioè, il primo chunk è tipo la foresta lì a caso. È una merda, no? E poi pian piano faccio tutto. Potrei fare una cosa così. Allora, questo. Questo. E dov'è il muschio? Dov'è il muschio? Il muschio non c'è. Quindi dovremo un attimo farmarlo, va bene. Prendiamo l'andesite e prendiamo anche questo qui. Il metatarso a soli 7,99. Bellissimo.
Manca la serie della Skyblock. Lo so che manca, anche a me manca un po', però è tutta colpa tua. È colpa tua, Blazy 20. Sai perché? Perché tu hai perso interesse, no? Certo, bisogna ammettere le cose. Più andava avanti la serie, più pian piano si è perso interesse. Ed è diventato sempre più difficile continuarla. Se non si perdesse mai interesse nelle cose, anche le serie in streaming sarebbero infinite. Questa è l'amara verità. Quindi è colpa tua. Un po' di luce. Ce li facciamo bastare? Vediamo. Poche serie TV arrivano fino a 21 stagioni. Beh, sarebbero anche tante, eh. L'unica cosa che si riesce a portare avanti è la survival, per qualche ragione. Ormai è impossibile fermare la survival. Però, vedete, anche la Blazecraft l'ho chiusa all'episodio 23. Perché di solito più o meno alla ventina di episodi le cose muoiono, cioè iniziano comunque a morire. È vero, dovrei usare la zappa, hai ragione. Fare Fabri, grazie per i 33 mesi. Che si fa stasera? Sono appena arrivato in live dal pronto soccorso. Aspetta, eri tu che lavoravi al pronto soccorso o ti sei fatto male? Comunque lavoriamo a un percorso del castello. No, il muschio non può rompere la bedrock, ovviamente. Sarebbe davvero pesante. Muschio è stata una bellissima aggiunta, assolutamente. Che ti sei fatto, Fabri? Che hai combinato? La Blazecraft è durata tanto per via della natura della Versus. Senza questo sarebbe durata meno. Vabbè, la durata è giusta, secondo me. Alla fine, la Blazecraft sarà durata una cinquantina di ore. Non è poco, effettivamente, a pensarci. Certo, si poteva portare avanti ancora di più, però. Questo devo metterlo a posto. Andiamo a fare i derivati. Ah, ma non ho lo stone cutter qui. Tira ha detto qualche settimana fa in video che dovevate fare un progetto insieme, ma non avete potuto. Ma io non ne so nulla di sto progetto. Cioè, non se n'è più parlato. Io pure mi sono dimenticato di sta cosa. Ma non è vero che non si può fare o altro. Non lo so che cosa sia successo. Comunque, dove cazzarola è la mia shulker rossa? Dove l'ho messa? Oh merda. Ah, sarà su.
da quando la ristrutturazione del grattacielo? Mai. Ma decisamente mai. Tra l'altro, no, tra l'altro un bel niente. Facciamo mezzi blocchi, facciamo scale. Poi si fa così. Mezzi blocchi, scale, muretti, posto. Abbiamo l'occorrente finalmente. Hai mai trovato una pecora verde in natura? Non esiste. La survival è una cosa storica del canale, sarebbe brutto chiuderla. Anche perché se chiudi quella, cosa rimane? Non rimane più niente. Cambi genere di canale. Non ha senso chiudere la survival. La chiuderei solo appunto cambiassi argomento totalmente. Va bene, ragazzi, come sempre, quando facciamo queste cose io vi invito a fare un po' di just chatting, quindi se volete proporre argomenti o fare domande, accomodatevi pure. Io intanto inizio a mettere un po' di blocchi diversi, come sempre. Diventeresti solo un canale eventuale di video per i tuoi interessi e aggiornamenti. E no, dico che cioè, se finché si fa Minecraft bisogna portare avanti la survival, non ha proprio senso chiuderla. Se mai un giorno dovessi cambiare argomento, in quel caso sì. Sogni interessanti recenti. Allora, stamattina, diciamo, questa notte ho avuto una nottata un po' travagliata. Mi sono dovuto alzare presto e poi sono tornato a dormire un'oretta dopo. E quindi ero abbastanza cotto quando sono tornato a dormire, che ho tirato un'altra oretta e mezza. Ho fatto dei sogni. Solo che non mi ricordo benissimo. C'è una cosa che mi ricordo, però diciamo è personale, quindi non ve la raccon- cioè, preferisco non raccontarla. Però non lo so, boh. Mi ricordo una location collinare dove c'era un sacco di gente, come se ci fosse una festa. Però non mi ricordo dettagli, mi ricordo una cosa che però non posso dirvi. Allora, mettiamo un po' di questi. Non saprei neanche dove, ma vediamo. Allora, continuerò Outlaws. Al momento non ti rispondo perché non ho ancora deciso del tutto. E però, cioè, non lo so. Anche perché avevo appena provato The Binding of Isaac. E devo anche vedere come incastrare tutto. Quello mi piacerebbe riportarlo, ma non è che deve essere una serie lunga, cioè sarà qualche video. Poi ci sarà, come sempre, qualcuno che magari mi dirà: "Guarda che io ho giocato 700 ore e ti posso dire che non hai finito il gioco." E io gli dirò: "Va bene, però questa è la mia ciolla e sta ciondolando." Però magari arrivare a un bel punto, sì. Però
Non so quanto ci si potrebbe mettere. Dark, bentornato, grazie dei 5 mesi. Ho mai pensato di dare l'accesso alla survival ad altri youtuber. Ma guarda, se mi pagano 1 milione di euro, sì. Se mi danno 1 milione, posso farli accedere. È il momento per entrare in live che Simo parla della sua ciolla. Mi spiace, Matteo. Era una metafora. È andata così. Qua anche internamente magari. Po' di blocchi muschiati. In realtà anche questo, mi sa. Qua di fianco direi che ci stanno. Sbagliato. Così. Poi qualcosa qua. Ok, adesso vediamo dove mettere un po' di terra e muschio. Entro 2 settimane dovrebbe uscire il trailer del Minecon. Esatto. Non la prossima, quella dopo? Forse. Un mondo copia, per esempio, in una serie a parte per provare una bozza di città tipo Società di Pandora. Ma se mai devo fare una roba del genere, dovessi fare una roba del genere, si fa su un seed vuoto, non si fa sul mio mondo. E che discorsi sono? Non ha senso. Un'idea per una maschera. Una maschera da Tengu. Sono quelle giapponesi rosse con il naso lunghissimo. No, qua non posso rompere. Metto qua. Si può rompere. Qua mettiamo il muschio. Qua pure. Non è che ho tanti punti dove poter mettere sti blocchi. Ovviamente. Mi sa che rimarrà così. Questo nemmeno. Allora niente, ci limitiamo a mettere. Devo prendere più erbette, effettivamente. Vado a prendere altri ciuffi. Anche perché questo devo metterlo a posto dove l'ho rotto, cioè perché li ho lasciati di là i ciuffi d'erba e non li ho spostati? Boh. Ho notato che ci sono molti leak propensi a un dimensional update. Tu hai notato molti link? Leak? Io non, io no. Dove sei andato a prenderli questi leak?
Quante persone hai bannato su Twitch nel corso della tua carriera? Hai perso il conto? Ma io non lo so, ho visto ad esempio prima che Marti ha bannato qualcuno, non so neanche il motivo, non so, non ho letto niente, non ho visto nulla. Ha bannato una persona, magari l'ha bannata perché gli sta antipatica, non si può mai sapere. O perché aveva voglia di fare un sacrificio, non lo so. Però questo per dirvi, sì, puro divertimento, puro divertimento. Ah, si spammava il canale. Si spammava il canale. Poveraccio. Però nel senso, ci saranno un tot di utenti bannati di questo tot, magari io personalmente ne ho bannati un decimo. Quindi non lo so. Comunque, spammarsi il canale su Twitch, io quando posso dirlo, voglio ribadire, è una delle cose più ridicole mai vista, ve lo dico. Cioè, davvero ignobile. Una mossa da disperati totali. Preferisco così. Pitunus, grazie per i 33 mesi. Alla fine Thanos si è fatto risentire. Secondo me Metano è morto. Questa volta sul serio. Cioè, in realtà non è morto Thanos perché pubblica video. Potrebbero essere preregistrati. Questo non lo so. Però non l'abbiamo mai più sentito. Sarà passato più di un mese ormai. Non so che fine abbia fatto. Ma usiamo questo. Allora, svuotiamo un po' l'inventario. Poi queste ceste prometto che le metterò a posto prima della fine del mondo. Quindi un giorno verrà fatto, ma adesso dobbiamo andare a recuperare i blocchi per fare il percorso. E il percorso verrà fatto con Mud, Packed Mud, Mud Bricks e abete. Sì, magari anche un po' di questi possiamo buttarli dentro. Saluto al razzetto che ogni tanto ci parte. Bene, qua vedo che ne ho già un po', ottimo. E voi direte, ma Eren, dove vai a beccare ora il Mud Bricks? E ricordate le chest, quelle murate nelle grotte? Ecco. Forse ce n'è ancora lì. Questa è tutta terra normale, sì. A parte la rooted. Vai dal villager allo spawn. Voi siete abituati bene, eh. Farei mai un cerbero gigante che ma... Ma perché queste cose a caso? Ma secondo te potrei mai costruire un cerbero gigante che mangia robe? Non penso che tu lo chiedi pensando che possa succedere sta cosa. Anche questi. Questi non mi servono. Servirà un po' di abete. Ah, aspetta. Giusto. Dimmi un motivo perché non lo dovresti fare. Perché sono mentalmente sano. Potessi costruire un mega dragone. Vabbè, anche qua, ragazzi, dai. Su via.
Io costruirei un bel circuito di redstone che muove con movimento vibrante un enorme palo in mezzo a due grandi sfere. E sopra ci mettiamo una bandiera spagnola. Cosa ne pensate? Secondo me potrebbe starci bene, tipo sopra le mura del Walmaria. Devo andare a farmare abeti, ho capito. Cosa stai dicendo? Dopo te lo spiego in altre sedi, Marti. Ti farò un disegnino. O ti mando qualche video, non lo so. Decidi tu. Tu sei l'indiziato. Che genere di musica mi piace? Non ho un genere preciso, ma se vuoi dovrebbe esserci da qualche parte un comando che linka a tre diverse playlist che ho su Spotify, che non rappresentano del tutto i miei gusti musicali, ma delle cose che apprezzo. Non so se c'è ancora però quel comando, vedo che non sta partendo. Divertente come ciclicamente tornano determinate domande, ci sarebbe da fare uno studio. Sono domande comuni queste, diciamo, quindi ci sta, dai. Vediamo se siamo a posto così. Quindi, se questo è il nostro percorso, ora cercheremo di convertirlo con questi blocchi per andare a ricalcare questo stile. Io partirei da Mud Bricks. E Packed Mud. E così. Allora, senti, prima tolgo. Poi mettiamo giù i mezzi blocchi di Mud Bricks. Non ho voglia di andare allo stone cutter, quindi si fa così. E la spruce. Ho visto che uno youtuber aveva citato un video del canale di Minecraft, quello dei suoni, in cui a fine video si è sentito un suono particolare mentre Alex scendeva in una caverna. Dicono che quel suono non l'abbiamo mai sentito. Non lo so, detto così su due piedi non ti so rispondere.
Ok. Adesso prendiamo questi e facciamo un po' di cose a caso. Tipo ci butto qualche scala. Ci posso buttare qualche blocco. Prendiamo anche questo qui. Mettiamo un po' a muzzo. E tiriamo due palatine a caso. Contrario. Ok, già abbiamo fatto una bella texturizzazione. Hai fatto in tempo a giocare con il DS? Oppure eri troppo grande? Guarda qua. Sai che cos'è questo qui che sto puntando? Nintendo 3DS rosso, edizione limitata XY. Ebbene sì. Kalos, Kalos, ovvio. Che poi non è un granché la sesta gen, se dobbiamo essere onesti. Non so perché sia stata poi in grado di ispirare anche il nome di questo mondo. Lo lasci così campato per aria? Ormai è un pezzo da collezione, mica lo uso. Allora, qui a lato è un po' un casino e va sicuramente sistemato. Ma mettilo bene, ma i cazzi tuoi, Parox, eh? Un po' di sanissimi capperi tuoi? Ce li vogliamo mettere? Andiamo a dormire. Kalos vuol dire bello in greco. Sì. Quello ricordo l'origine. Però sì, l'avevo sentito da ovviamente i giochi Pokémon. Alla fine è un bel nome. Ci sta. Zygarde è stato abbastanza cazzuto da carriare tutta la sua gen. Non ha fatto una sega lui. Gli daranno forse importanza l'anno prossimo, ma per ora. In realtà. Allora, io allargherei un po' qua. No. Così e così. Qua devo capire bene come sistemarlo.
Però funziona come idea. Alla fine è il continuo dello stile che c'era già per il percorso. Mi serve giusto un muretto. Zegar del Mewtwo di XY, se la cilla in una grotta e basta. Chiamalo scemo, fa bene. Visto che la 1.20 hanno aggiornato le texture del Vex per la 1.21, quella del pipistrello, dovremmo aspettarci una nuova texture per un altro mob nella 1.22. Potrebbe essere, ma non è che dobbiamo aspettarcela, è una possibilità. Forse vogliono tenere questa tradizione nuova, molto gradita, o magari no. In realtà non possiamo saperlo. Muretto, anzi scala di Madbricks serve. Lori Green, ma grazie mille per queste due sub regalate. Il Fabbro e il Corinzio. Prime due sub regalate, vedo. Fateli un po' di ABL gift come ai vecchi tempi, dai. Il colonnato travato che avevi accennato la volta scorsa, alla fine lo fai. Vediamo perché è un po' complicato capire come si inserirebbe ora. Mi sembra già meglio. Questo buchetto qua non mi convince. Infatti mi sa che diventerà così. Ok, e ci mettiamo un altro muretto. Bentornato Aiden, grazie ai 58 mesi. Bene. Che ne dite del percorso? Ci sta così? Mi piace? Qua in uscita va un attimo deciso come fare. Io penso che proseguiamo e facciamo un po' di transizione carina. Quindi ad esempio qua si scende. Classico percorso che si perde un po'.
Una roba così. Questo è un po' scomodo. Possiamo toglierlo. Mettiamo qui. E lì ci mettiamo una scala. Easy. Va bene, Ir, grazie per i 100 bits, grazie mille. Una porta per le backrooms? No, beh, porta per il castello, tranquillissimo. Per la scala c'è un blocco di radici che non mi convince, fa un angolo strano, non so, dimmi tu. Non saprei dirti quale, cioè, nel senso dovresti dirmi tu. Voglio fare una roba così. Spacchiamo. E ci mettiamo questo. Che viene leggermente più comodo da uscire. Bene. Direi che anche questo è fatto. Per il discorso delle colonne sotterranee che sorreggono la grotta, inizialmente avevo in mente di fare tutt'altro, poi è venuta così, quindi in realtà non saprei che colonne metterci. Qua c'è una torre intera, forse la lascerei così. Ovviamente dovrei chiudere. Il blocco vicino al punto con il lato scoperto. Non ho capito lo stesso. Che squadra tifo? Aspetta. Quella che sta vincendo? Pavlovic? Vabbè, non perché sono sorpreso. È l'unico cazzo di acquisto decente. Cioè, è l'unico che ha giocato a calcio contro il Parma. Bravo, Pavlovic. Non mi aspettavo che stesse vincendo, però. Molto strano. Mi sento quasi a disagio l'idea di un Milan che vince. Che è vantaggio, anzi, mettiamola così. Secondo te, se devono aggiornare la texture di un mob, quale aggiornano? È una molto vecchia e bruttina. Ti butterei lì un Silverfish, ad esempio. Lato illuminazione. A questo punto io punterei a delle candele. Il Parma sta vincendo sul Napoli. Napoli devo ancora bene inquadrarlo quest'anno. Vediamo di farci stare tutta sta roba da qualche parte. Ai ai ai, è tutto pieno. Questo buttalo. L'Ender Dragon. L'Ender Dragon rifatto un po' dura. Ci stava anche una lanterna qui, però forse rimane un po' bassa. Per
Però potrebbe valere la pena di provarci, vediamo. Si rifà il muso? L'Ender Dragon però è una roba che se devono rifare la rifanno con l'End Update. O robe del genere, se no non lo toccano. Perché cioè, è una roba grossa, non saprei. Ci sta la lanterna qua. Mi piace. A livello di luce... In questo blocco, solo in questo, possono spawnare mob. Proviamo un attimo a portarci delle candeline. Mi fa impressione pensare che ti seguivo nel 2016 quando avevo 14 anni, ora sono qui a 21, mi sento vecchio. Sai cosa mi ha fatto sentire vecchio a me oggi? Oggi mi sono reso conto che la canzone Asekalor ha 2 anni già. È uscita a giugno del 2022. Forse così non ve la ricordate, però se vi dico Tista scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe, ve lo ricordate quel tormentone lì, estivo? Ha già 2 anni, ragazzi. Sono già passati 2 cazzo di anni da quando i tanga scomparivano nelle chiappe. Sono rimasto malissimo. Sì, beh, i razzetti sprecati, lo so. Ferre, grazie dei 24 mesi. Sono finalmente 2 anni, ora si punta ai 3. Bentornato, Ferre. Despacito, Despacito, ormai sì. Ormai nella mia mente Despacito è vecchia, ma... Tanga in mezzo alle chiappe. È dura pensare che i tanga spariscano in mezzo alle chiappe già da 2 anni. È dura. Pensate a quanti tanga sono scomparsi. Poveri tanga. Poi esternamente anche ci potrebbe stare una lanternina qua. Meno male certe cose meglio rimangano sepolte nell'oblio del tempo. Beh, secondo me non erano tanto male i tanga tra le chiappe, però non so, ognuno ha i suoi gusti. Capisco che non può piacere a tutti. Ok, io non saprei cos'altro fare qua. Secondo me è finito. Perché per quanto riguarda i supporti, in realtà non voglio aggiungere altro, è già abbastanza dettagliato. Quindi questo percorso del castello è finito. Ci siamo. Ora, sono le 9:50, siamo in live da più di un'ora, 1:20 e... Starò sulla survival ancora un pochino, ma non tantissimo perché poi c'è il server, quindi cosa possiamo fare? Ci dobbiamo occupare un po' di piccole cose, penso.
Che dite? Vogliamo iniziare a portare avanti il progetto Ordine alle Ceste? Lo so, è estrema come cosa. È un passo importante. Ma grazie mille, Ir, che regala una sub. PG Piras, benvenuto. Bevo anche un po' di acqua. Facciamo un obiettivo sub. Io volevo mettere un obiettivo sub, ma mi sono dimenticato. Volevo mettere un obiettivo sub per uno spoiler nel server dopo. Pensate un po', non ci ho neanche pensato. Ok. Andiamo a sistemare un po' di chest. In realtà ci sarebbe una cosa molto importante da fare. Ricordate quando ho portato due shulker qua nell'overworld? Sono qua sopra. Che fanno il loro casino. Tra l'altro il mio pipistrello dov'è? Ehi, eccoti, Lilman Batman. Che bello vederti ancora qua. Chiudo. Dicevo, quelle shulker mi servivano per una farm che non farò mai. Sarebbe opportuno catturare altri due shulker per un'altra farm, che questa volta farei nel land. Dovrei fare una farm nel land, ma nell'isola principale. Quindi dovrei portare nell'isola principale altre due shulker e poi farmarle. Per avere finalmente una farm di shulker box. Però adesso non è il momento di cominciare, mi sa. Quindi, cosa facciamo? Sistemiamo un po' di chest nel mentre si chiacchiera. E Farfi, grazie mille anche a te per la sub regalata, Walter One. Allora, se vogliamo sistemare un po' di chest, sarebbe una buona cosa iniziare togliendo sto disastro qui. Che dite? Facciamo così. Togliamo le cose secondarie, tra virgolette. E iniziamo a spostare un po' di oggetti. Quindi io intanto vi invito a fare domande, proporre argomenti, vi leggo, parliamo. Intanto che sistemo un po' e poi andiamo a prendere le chest capsule del tempo dimenticate nella grotta. Non ho un super smelter, no. Nuovo mob ostile, nuovo mob con cui interagire con i villager. In caso di end update ne voglio uno che interagisce personalmente. E se no un mob ostile fatto bene, pericoloso, ci sta sempre. Allora io partirei con questi. Sì, dopo si continuerà nel server di sub, ovviamente. Andremo lì come sempre. Ah, la mia double chest di cose di diamante è piena? Vabbè, scarico qua. E di recente cercavo le chain. Qua sono pieno. Manco mi ricordavo. Hai uno streamer preferito? Sì. Io. Sono io il mio streamer preferito. No, in realtà non ho lo streamer preferito. Questa. Ok, poi frecce. Bussole anche. Frecce, questo. Frecce.
Che ne pensi di Kai e Speed che hanno battuto l'hardcore dopo 40 morti? Mi pare un po' esagerato. Devo dire che ho visto qualche spezzone della loro maratona. Per chi non lo sapesse, sono questi due ragazzi americani che pare spesso streamino in coppia. E hanno battuto Minecraft in hardcore dopo più di 40 morti e dopo più di tipo 90 ore di tempo. Erano davvero scarsi, ma in senso buono, diciamo inesperti. E facevano tante cazzate. Sarebbe bello poter ricominciare da zero, però, e scoprire il gioco così. Perché chiaramente per chi lo conosce, certi errori non li faresti mai. E invece loro li facevano. Il tuo streamer preferito è ovviamente l'Ally Chan. No, lei è la streamer. È diverso. La streamer preferita. Ecco, e qui invece come si fa? Si fa che io inizio a mettere cose altrove perché non c'è più spazio. Oppure usiamo i bundle. Se io uso i bundle, che non so come cazzo. Ok, funzionavano così qui. Io ho i bundle vecchi, questi sono ancora i bundle vecchi. Se usiamo i bundle, posso unire cose. Però, insomma, ma neanche tanto. È già finita la pacchia, mi sa. A meno che non faccio così. E poi facciamo questo e questo. E butteremo un arco rotto, sti cazzi, o li uniamo sti archi. Ecco, appunto, potevo semplicemente unire gli archi, effettivamente. Bene. A proposito di Karen, Marty mi ninja perché sbaglio a scrivere. Hai sbagliato a scrivere il comando. Nel creative non so se passo, vediamo se qualcuno vuole che mi tippo. Ho visto una blind run di Sedonia, è stato interessante vedere il suo primissimo approccio a Minecraft. È una cosa interessante appunto perché è insolito, no? È insolito che un gioco così famoso qualcuno si approcci nel 2024. E beh, basta. Cioè, in realtà, ripeto, anche a me piacerebbe ogni tanto cancellare la memoria e ripartire da zero. Però non si può fare, quindi. Quante volte sei morto? Attualmente 0 volte. Se no non sarei qui a streamare. E spero di tenere questa streak ancora per un po'. Asto. Vediamo però, non si sa mai. Allora, poi abbiamo minerali. Poi facciamo mele. Anche questi. Il miele. Pozioni, bottiglie, anche queste. Bene, iniziamo a mettere a posto queste cose. Ai fratelli e sorelle? Sì, una sorella. Sono tornato, sta veramente sistemando le ceste. Apparentemente sono disperato. GTA 6 lo porterò.
Vediamo se saremo ancora vivi il giorno in cui uscirà. Manca davvero tanto tempo. Volendo, sì. Come trovi le cose in quel magazzino? Io non capirei nulla. Se tu l'avessi costruito, capiresti, penso. Sono riuscito a modificare la tua farm di favo per renderla una farm di miele. Sì, in realtà la conversione non è troppo difficile. Si può fare tranquillamente. Per il favo hai le cesoie, per il miele le boccette. Tutto qui. Anzi, no, cambia solamente quello. Poi dipende da quanto vuoi automatizzare, però. Si potrebbe fare una farm di miele che prende le bottiglie di miele. Le mando in un crafter, crea il blocco che viene separato, le bottiglie tornano in circolo e rientrano nel dispenser per prendere altro miele. Quello sarebbe figo. Alfredo, buonasera. Si potrebbe levare un po' dalle palle, grazie. Ok, qua non ci sta più niente. Questi allora li metteremo qui. Invece questi bellissimi li mettiamo tutti insieme qua. Quindi abbiamo Bedomen 1, 2, un solo 3, 4 e 5. Quindi abbiamo anche la collezione. Perché i crafter ti hanno deluso, Lori Green? Cosa pensavi che facessero esattamente? Libri incantati. Ah, la torta. Prima finiamo questi. Lentissimi faccio prima manualmente. Ah no, non è vero, dai. Questa cosa che dici non è vera. Questi li dovrei mettere un po' qua, ma prima o poi dobbiamo organizzare un'area dedicata ai banner pattern. Qui mi serve il bucket. Se potessi tornare indietro nel tempo, in che anno torneresti e perché? Tornerei nel 2024 e tipo a stamattina. Però, cioè, tipo, posso incontrare me stesso o semplicemente mi sostituisco. Cioè, io tornerei tipo a stamattina, ma giusto perché stamattina ero cotto, poi sono tornato a dormire. E secondo me sarebbe divertente autovedermi mezzo allucinato che impazzisco perché vedo un doppione di me. Potrebbe essere molto goliardico farmi questo scherzo. Una zona un po' come gli Armor Trim per i pattern, ci starebbe. Beh, così grande no, dai. Se potessi tornare indietro, davvero? Non lo so, ci sono stati periodi molto felici che sarebbe bello rivivere, però se li rivivessi col senno di poi, con la consapevolezza del momento, non riuscirei a godermelo, quindi non ha senso. Il tuo disco musicale preferito qual è? Disco musicale preferito? Non ti so dire. Uno in particolare no, più che altro degli artisti. E salutiamo i vicini con i loro allarmi bellissimi intanto. Allora, drop. Questi non sono drop, attenzione. Questi sono drop, questi sono drop. Questo non è più un drop. Questi sono drop. Questi. Drop. Cosa pensi dei Maranza? Sfigati di noi altri, dei nostri tempi.
Gli allarmi, bellissimi sempre. Io tornerei quando i Bitcoin costavano poco. Ah, è vero, quella è un'ottima idea. Io tornerei allora in quell'anno dove quel tizio fece il video dicendo: fidatevi di me, comprate solo 10 dollari di Bitcoin, mal che vada buttate 10 dollari, ma credete in me, perché sarà un bel investimento. E chi lo ha ascoltato ora è ultramilionario, su con 10 cazzo di euro, anzi dollari di Bitcoin. Quello è abbastanza estremo. Allora, tutta sta roba dove la vado a mettere, mo? Secondo me bisogna fare una bella cosa qui, ovvero togliere tutte le corna, tanto sono tutte corna doppie queste. Peraltro, che andranno archiviate qua sotto. Posto. Non mi ricordo neanche dove sono quelle. C'è la collezione vera e propria. Fatto. E i drop li abbiamo messi via. Io non ho mai visto dei Maranza per strada, non capisco se è perché non esco spesso o perché non li so riconoscere. Marti, questo non te lo so dire. Siamo quasi. Scinnere, grazie dei 23 mesi. Buonasera, come va? A me molto bene, sto periodo pur essendoci l'inizio della scuola vicino. Ma sì, dovete essere contenti della scuola. Voi andrete a studiare e imparare. Non siete felicissimi di andare a imparare cose nuove? Non siete ghiotti di sapere? Se non fossi diventato uno youtuber, cosa saresti ora? Un clochard. Esistono le maranza donna? Sì, certo, ovviamente. Le maranzine. No, se non fossi uno youtuber sarei un informatico, probabilmente, se no non lo so. Me l'avete già chiesto di recente. Ne avevamo parlato molto. Comunque, secondo me, Marti, tu dovresti diventare una maranza. Cioè, ti ci vedo bene. Già comunque fai brutto alle persone. Quindi, perché no? Ti piacerebbe essere uno sviluppatore di un gioco come Notch? Allora, come Notch non mi piacerebbe essere. Mi dispiace, però, come Notch no. Uno sviluppatore di un videogioco? Sì, sarebbe davvero figo. Mai dire mai. Magari un giorno riesco a mettere in piedi un team. Io faccio il direttore. Direttore creativo. Ci metto le idee, dirigo. E magari c'è qualcun altro che programma. Insomma, ognuno ha il suo ruolo. Sarebbe figo. Mi hai provato a metterti in spettatore nella tua vanilla? Sì, è molto semplice in realtà, guarda. Basta che apro Twitch e metto full screen e ora sono uno spettatore della mia vanilla. La sto guardando da Twitch, quindi tecnicamente sono uno spettatore.
Bene. Cioè, ci credete che ho liberato sta zona? È incredibile sta cosa. Alchimista, buonasera. Non ho niente da dire. Quindi, battuta triste. Un uomo si avvicina ad una ragazzina e gli chiede: "Ehi, come ti chiami?" La ragazzina risponde: "Mi chiamo come la pizza." Il signore: "Margherita?" No, quattro formaggi. Buon proseguimento di serata. Ok, capisco. Capisco. No, no, l'accetto la battuta, però non chiedermi di tipparmi da te durante la parte di server dopo. Ok, qua c'è un po' di robetta da spostare. Portato le shulker apposta ovviamente per avere più spazio possibile. Che cazzo, dai. Ok. Allora, già che siamo qui, in realtà dovremmo dar da mangiare le mucche. Quindi direi di farlo. Hai riso per sta cazzata? E se ti è piaciuta, dai. Nessuno ti giudica. Se potessi aggiungere qualsiasi cosa istantaneamente su Minecraft, anche biomi mob, cosa sceglieresti? Sì, dettagliato nella descrizione. Allora, immagina adesso sorge il sole, anziché il sole c'è un bel culo, bello tondo, con un tanga sparito nelle chiappe, che mi ricorda il 2022. Proprio sorge, c'è un bel culetto con il tanga scomparso nelle chiappe. Cioè, se potessi... Questo, poi in secondo, come seconda cosa, un... no, non ultra realistico, va bene pixelato, fatto di blocchi, va benissimo. E seconda cosa, un end update. E poi, eccetera, eccetera, insomma, i vari aggiornamenti famosi che vogliono tutti. Io non riesco a cibarle queste mucche da qui. Abbiamo un problema, non funziona. È impossibile che non vogliano da mangiare ora. Davvero impossibile. Ma cosa dici? Ma mi scusi, ma io sono la voce della verità. Facciamo così, vediamo. Visto? Ancora qualcuno qua voleva sessare. Se le facessi saltellare ora? Vediamo. Sì, abbiamo un bel problemino, mi sa. Sì, devo dare il cibo dall'alto, palese. Bisognerà cambiarla, quindi bisogna fare un sistema, un qualcosa che mi faccia passare da qua. Tanto aspettate, ho sbagliato. Quindi così, così e così. Sì, devo trovare un modo. Ma forse anche
Ma se io faccio banalmente una roba così, aspettate. Qua chiudo. Vai, rimettendola dritta. Io qua potrei entrare e dargli da mangiare, no? Basterebbe solo il metodo per farli saltellare a questo punto. Vorrebbe dire mettere il pulsante raggiungibile da un'altra parte, non dall'interno della gabbietta. Certo, è un po' strana come fare, perché qua c'è... esce, qui gli dai da mangiare, cioè, è bizzarra forte. Però se funziona... Odio questo passaggio. Una pedana dietro un quadro. Una pedana. Allora, facciamo così. Diego, bentornato con i 10 mesi. Ho rinnovato 10 giorni fa, ma ora si può far sapere. Hai, cioè, finalmente il segreto di stato, si può dire. Bentornato, Diego, bentornato. Partiamo prendendo le pietre. Ok, portiamo su. Poi minerali, c'ho solo questi due. Legno. ok. Così. Questo lascio un attimo qua. Questi vanno tutti qua dentro. Mangrovia va qui. Il Dark va. Poi abbiamo fango e terre. Questo non mi ricordo dove lo metto. Questi vanno insieme. Questi pure. Che okay, questi li avevo messi qui. E questi qua. Poi blocchi rossi. Bricks. Che vanno con tutti questi. In queste ceste. Blocchi rossi li mettiamo qua. Robbo, grazie per il Prime, benvenuto. Uè, Simo, come esplode la vita? Prima volta sento questo modo di dire. La vita va avanti. Come sempre. Nel senso di metterti nella modalità spettatore sulla tua vaniglia, permetterti a guardare tutto quello che hai fatto sottoterra. Allora, questa volta l'hai specificato così bene che non ti posso rispondere male, perché prima ho trollato. E qua, cioè, mi hai fatto una domanda troppo precisa. Non c'è modo di
di far finta di averla capito male. E quindi la risposta è... È un mistero. Chi lo sa? Questi vanno qui. Mamma mia. Sta sparendo la voce. Sicuro 00 su 100. Quindi non sei sicuro. Predizioni saranno uno dei prossimi video. No, beh, a parte gli scherzi, mi piacerebbe fare il video della Spectator. Cioè, mi piacerebbe fare un po' di video strani di questo tipo, ma sai com'è. Non so come verrebbero accolti. Oggi apriamo i cheat insieme. Wow. Guai, guai. Non si possono fare ste cose. Non puoi neanche pensarle. Non scherzi. Mettiamolo qua. Ma sì, ma farlo sulla Coppa del Mondo si può fare, però, cioè, dobbiamo anche renderci conto che è una paraculata enorme, cioè, non vuol dire niente. Coppa del Mondo, sì. Poi la cancelli, mantieni la purezza, quello che vuoi te, però è una stronzata, essenzialmente, è una cagata. L'altro giorno sono riuscito a completare Cuphead in un'oretta e mezza. Mi sa che hai saltato qualche cosa, però. Non è che, cioè, l'hai finito, ma non completato. Sarebbe bello per uno speciale, sì, è vero. Secondo te c'è un motivo specifico per cui non ti ha mai stancato Minecraft? E la condivisione, e sicuramente, diciamo, un po' gli stimoli dati dalla survival e dalle idee pazze di building, no? Quando viene l'idea giusta mi prende tanto bene. Comunque, abbiamo liberato due zone dalle chest. Sono le 10:30 quasi. Abbiamo fatto cose molto giuste. Sono stato bravo, ho fatto un fioretto oggi. Ma ora basta. Le altre ceste verranno sistemate l'anno prossimo. Io per quest'anno ho già dato abbastanza con l'ordine. E quindi andiamo a segnare i sub sul libro di sub. Tutti quelli che mancano. Da Fabri in poi. E poi ragazzi, la live continua, andiamo sul server a vedere che cosa hanno buildato i ragazzi del server. Vi ricordo che il server è aperto a tutti, ma andremo anche sulla vanilla dei sub che è dedicata agli abbonati di Twitch. E ci sono delle cosettine spicy da dire. Una novità piccola e una grande. Mettiamola così. Ma attenzione, Mr. Liam, grazie per le 5 sub regalate. Come mai Liam queste 5 sub? A Riccardo Gorza, Zurlo for Life, Jack 89 Anto, Cocco e Peruvia, benvenuti a tutti. In America molti creator lavorano su coppie creative del mondo, solo in Italia è visto come cheating. E in Italia siamo dei babbi di minchia. Io vi dico solamente che in uno speciale vecchissimo dove dovevo fare una scena roleplay, ops, avevo fatto una ripresa con tipo una carrellata, non dico dall'alto, ma un po' più alti del terreno. E qualcuno è riuscito a dirmi... oddio, a 3,25 Eren è in creativa perché se notate non è per terra, sta volando. Cioè, quindi figurati, ho fatto una cazzo di ripresina, ero ovviamente sulla coppia del mondo per il roleplay, per fare le cazzo di scenette. Oddio, che cosa brutta. Quindi, non, cioè, certe cose non sono viste bene. Però è malsano che sia così, cioè che non si possa fare niente, è solo malsano.
Comunque, IP del server play.iblcraft.it. Mi hai pensato di dare in eredità la tua vanilla? Ma perché? Ma scusa, ma Dertules, ma ti pare che devo crepare e lasciare in eredità la mia vanilla? Ma scusami, ma perché? Devo subito toccare ferro, aspetta. Poi ha toccato, ho un pezzo di ferro qui per tutte le evenienze. Comunque, grazie di aver seguito. Andiamo sul server ora, ma la survival finisce qui. Ciao, survival.